Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, io ho aspettato fino adesso a fare il video perché volevo vedere se dalla società uscivano fuori magari delle novità, se questo predestinato finalmente sarebbe stato esonerato, ma così per adesso sembra attualmente di no. Andiamo a vedere quello che è successo nella partita di ieri, svoltasi nella Garibaldi Stadio Romeo Cunetani, Pisa Modena. Allora, io parto subito così. Loria 6,5, Calabrese 6,5, Caracciolo 6,5, Canestrelli 6,5, Beruano 5. Dal 63esimo è entrato Barbieri, 6 a Barbieri, Piccinini 5. Veramente ieri non mi è piaciuta niente la prestazione di Piccinini. Masucci è entrato, ha giocato, diciamo, una manciata di minuti e quindi senza voto. Barbieris. Senza voto perché si è infortunato praticamente quasi subito all'inizio gara e quindi è entrato Veloso. Veloso 6, Valotti ieri 4. Valotti 4, il ragazzo non è entrato mai in partita dall'inizio, ha preso subito un'ammonizione, quindi il predestinato doveva essere lungimirante e quindi sostituirlo sicuramente prima perché ieri Valotti non è entrato in partita per niente. Blaccare 6 e mezzo, bene, ha sfruttato un lancio di Caracciolo, una bellissima verticalizzazione di Caracciolo e l'ha sfruttata a pieno e ha segnato la rete del vantaggio provvisorio del Pisa. Bonfanti 6 e mezzo, un ragazzo che si muove veramente bene davanti, non ha l'appoggio. Io ho sempre detto che comunque appunto dovrebbero giocare in due davanti per avere l'appoggio, ma sono parole al vento perché il predestinato, che cos'è di predestinato questo qua non si sa. Solo la società vede cosa ha questo predestinato davanti a sé. Per me, Pisa, secondo il mio punto, modesto punto di vista, lui ha finito, ha giocato tutte le sue carte, io credo. Dall'81esimo Morea, la manciata di minuti senza voto, ma tanto. È sempre il solito Morea. Ramoni, non mi è piaciuto niente. Ieri 5, Touré 6. Questa è la partita, questi sono, diciamo così, i dati che secondo me questi giocatori, insomma, sono i voti, le pagelle, insomma, dei giocatori. Che dire, stiamo rasentando la Serie C. Io spero, credo, spero, mi auguro, ecco, che la società prenda rimedio. Cnaster, ho visto ieri, fra Cnaster e Corrado c'è stato un battibecco. Adesso non so, poi, insomma, le varie dinamiche, perché la società sta abbottonata, la società sta zitta. Non, questo silenzio assurdo. Il silenzio assordante non fa bene alla piazza, non fa bene alla squadra, non fa bene a nessuno. Sicuramente io sono stanco, sono stufo, vado veloce perché tanto non sono stanco e sono stufo. Io credo, spero veramente che questo predestinato prenda la via di tornare col giglio sotto il braccio a Firenze, che è da dove è venuto. Questo è quanto, insomma, ecco, mi auguro, spero nel più breve tempo possibile che finalmente ci liberiamo di questa palla al piede. Ci sta portando alla catastrofe. Non puoi prendere un allenatore dal settore giovanile e metterlo in Serie B a guidare una squadra come il Pisa Sporting Club, che ha comunque all'attivo dei giocatori validi. E ti hai dato in mano, diciamo così, una discreta macchina, hai dato in mano a un neopatentato, poco più. Quindi, questa è la situazione. Io mi auguro di non andare a giocare con, non so, con la Lucchese, col Ponte d'Era. Sarebbe veramente, cioè, una cosa inaudita. Quindi questa società è bene che si faccia sentire. È l'ora di aprirsi alla piazza e di dire veramente quello che vogliamo fare di qui alla fine del campionato. Qui urge prendere un allenatore che ci possa garantire una salvezza, perché a questo punto stiamo parlando di salvezza, un allenatore che ci possa garantire una salvezza nel più breve tempo possibile, che non possiamo scendere in campo messi in questa maniera assurda. Un'assurdità di formazione, un'assurdità di squadra. Dobbiamo nel più breve tempo possibile riprendere quello che sono i giocatori d'Alessandro Arena, cioè dobbiamo riprendere il top, diciamo così. Cercare davanti di mettere due punti, sicuramente un 3-4-1-2. Io credo che sia la cosa giusta da fare. Qui la situazione è veramente grave. Siamo arrivati a, insomma,
una gravità di veramente. E meno male che il gol del Modena alla fine era fuori gioco, perché era fuori gioco netto, perché altrimenti sarebbe stata la beffa anche ieri dell'ultimo minuto. Io non ci voglio pensare, non ci voglio più, cioè non ci voglio credere che siamo, diciamo, a un passo dal baratro, passo all'abisso. Noi abbiamo da giocare contro altre squadre, abbiamo da salvare, abbiamo, insomma, adesso il prossimo incontro è con Cittadella, non so più cosa dire. Io veramente, cioè, stiamo rasentando l'assurdo con questo predestinato, stiamo rasentando l'assurdo. Poi questa società non prende, non apre, non sappiamo niente, voglio dire, della squadra, della fine che ci vogliono far fare, perché a questo punto siamo in balia degli eventi, così, nonostante clienti, nonostante aver pagato gli abbonamenti, non si sa niente. Noi siamo così, vai là, l'abbonamento è pagato, ti vedi lo spettacolo, se ti piace ti piace, se non ti piace te lo fai piacere lo stesso. Non è così che funziona. Qua e Corrado si devono mettere la testa che non è così che funziona, eh? Non è assolutamente così che funziona. Quindi, intanto per incominciare, mandare via subito questo predestinato che vada a fare predestinato da altre parti. A Pisa di danni ne ha già fatti anche troppi. Questo è quello che penso io. Mi raccomando, commentate. Finito il video. Pollice su se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.